storia piccola. Allora, è il 1998 e c'è Rita Ester, che è una donna attiva, va, viene, torna da casa sua, è conosciuta in tutto il quartiere. È una persona transgender, sono 10 anni che vive come donna. I vicini, gli amici la descrivono come una donna solare, simpatica, una che insomma sa ridere anche della sua diversità. Novembre arriva e la trova morta, uccisa barbaramente a casa sua. I genitori, gli amici che la piangono, non piangono solo una persona uccisa, ma piangono una persona violentata dai giornali. I giornali che scrivono una persona dalla doppia vita, i giornali che scrivono un uomo travestito. Tutti quelli che scendono in strada per la veglia dopo la morte di Rita scrivono cartelli in cui è scritto: lei è una donna. E la cosa più brutta è che anche il giornale di Boston, non stiamo parlando proprio della periferia dell'impero, scrivono il nome Rita tra virgolette. Rita. Io penso che sia la cosa più terribile che si può fare a una persona, negarle la dignità anche dopo la morte. La stessa cosa ha pensato Gwen, che quando sono andata a leggere, Gwen Ann Smith è una redattrice, una con le palle, e ha pensato che questa di Rita era l'ennesima storia che non si veniva a sapere o che dai giornali veniva interpretata in maniera particolare. Sono passati tanti anni e ci troviamo lo stesso scritto i trans, per definire le trans M2F, ci troviamo con gli stessi stereotipi. Dall'anno dopo a Boston è iniziata questa fiaccolata, è iniziato l'inizio delle candele della commemorazione del T-Dora. Noi abbiamo raccolto una settantina di nomi. Quando si prepara il T-Dora c'è sempre la cosa interessante per dire: ci sono tutti i nomi, no? Perché c'è un sito ufficiale. Non sono tutti i nomi. Non sono tutti i nomi perché non ci sono i nomi delle persone che si sono suicidate perché sono state vittime di pregiudizi. Non ci sono tutti i nomi delle persone che soffrono ogni giorno o delle persone che si fanno del male da sole perché non riescono a sopportare la loro diversità. Questo è un elenco stupido, perché è un elenco ridotto, non è veritiero, ma sono dei nomi senza virgolette, sono i nomi che le persone si sono volute dare spesso. Troveremo nomi di quante Nicole, quante Stefanie ci sono, ma sono i nomi che le persone con cui le persone riconoscevano se stesse. Quindi leggeremo questi nomi per ricordare tutte le persone che sono in mezzo alle righe, che si chiamano Maria, Giuseppe, Desi, Michela, senza virgolette. Un'ultima cosa, sono andata a vedere su Wikipedia T-Dor e c'è scritto una cosa, c'è scritto che il T-Dor è una ricorrenza della comunità LGBT. Speriamo che non che un giorno Wikipedia si dica una ricorrenza della civiltà umana e non solo della civiltà LGBT, perché non penso che le morti violente per il solo fatto di essere diversi interessino solo una comunità.
Detto questo, io vi invito a leggere i nomi delle persone uno a uno e in memoria di queste persone, senza nessuna virgoletta, accendere una candela. Poi, quando avremo letto tutti i nomi di questo elenco parziale, ci sarà un minuto di silenzio. Dopodiché vi invito a spegnere le candele con me, che non significa spegnere il ricordo, ma cerchiamo di portarcelo poi a casa.